Come pubblicato lo scorso 27 aprile, Lega Ambiente di Agrigento ha presentato un esposto al sindaco di Favara, Anna Alba, a Girgenti Acque e alla tenenza dei carabinieri di Favara, perché a Favara, nella zona valle delle abitazioni di via Olanda, a poca distanza dalla scuola Falcone e Borsellino e della caserma dei carabinieri, vi è una discarica di Eternit e rifiuti tossici, di ingombranti, una fogna a cielo aperto ed un pozzetto incustodito e aperto, a rischio caduto. Ebbene, adesso i carabinieri hanno posto sotto sequestro l'area. Ascoltiamo in proposito il direttore regionale di Lega Ambiente, Claudia Casa. Noi siamo grati ai carabinieri di Favara per essere intervenuti prontamente dopo la nostra segnalazione di sabato scorso sul degrado che purtroppo circonda l'abitato di Favara, soprattutto le zone circostanti a via Olanda. I carabinieri sono intervenuti e due giorni dopo la nostra segnalazione c'è stato il sequestro appunto di queste aree, di queste micro discariche in cui appunto i cittadini ci avevano segnalato la presenza di rifiuti di ogni genere e soprattutto di copertoni e di Eternit. Dal sequestro ovviamente adesso ci aspettiamo che venga la bonifica, in questo senso il comandante dei carabinieri di Favara, Casa Massima, ci ha rassicurati dicendo che la sollecitazione al comune è già stata avanzata anche da loro e inoltre con Casa Massima che abbiamo incontrato abbiamo stabilito di fare rete, perché solamente facendo rete con le forze dell'ordine ma anche con i cittadini, che invitiamo a continuare a segnalare, a farci segnalazioni del degrado sia nei pressi dell'abitato che anche fuori dall'abitato, si potranno ottenere dei risultati. E in questo senso noi invitiamo i cittadini, per esempio, a scaricare uno strumento molto utile, che è un'app che noi mettiamo a disposizione, che si chiama Gaia Observer, e che appunto, venendo scaricata sui telefonini oppure sui tablet, può consentire a loro stessi di segnalarci immediatamente la presenza di micro discariche e comunque di qualsiasi altra attività che sia contraria all'ambiente. Cogliamo anche l'occasione per ringraziare Girgenti Acque, che nell'immediato ha comunque coperto il tombino incustodito che noi avevamo segnalato, e ci auguriamo che questo sia un primo passo per risolvere il problema della fogna a cielo aperto che scorre sempre nella stessa zona.